L'amore nella notte, cari amici, l'amore nella notte, ma non parlo dell'amore che si fa di notte per le strade con le lucciole, no, no. Io parlo del desiderio di amore che ti prende di notte, quando non riesci a dormire, proprio perché preso o presa da tale desiderio d'amore. È nel corso della notte che il desiderio d'amore ti aggredisce. E cari, e di nuovo e ci risiamo, cari amici. E mi ha scritto una sposa, lei dice di avere 50 anni, io non lo so se è vero che ha 50 anni, non so nulla. Mi ha scritto una lettera lunghissima. E io di questa lettera lunghissima vi metterò soltanto un brano, diciamo così, il brano più significativo, perché si tratta di una sposa, mi pare che sia pure una bella sposa, anche se ha 50 anni, una bella sposa, che ora ha 50 anni e desidera fare quello che lei dice che non ha mai fatto prima. Prima è sempre stata fedele a suo marito, ma ora arrivata a 50 anni sente che il tempo le sfugge di mano e sembra che si sia innamorata di un personaggio televisivo ed è anche in contatto con questo personaggio televisivo, perché questo personaggio televisivo non so come le ha dato il suo numero di cellulare e si parlano, non si sono ancora visti fisicamente, però si parlano e si scrivono tantissimo. Allora, questa sposa cinquantenne, che conosce le mie teorie sull'amore, conosce la mia teoria sull'amore, cioè che l'amore è una passione inventata nel laboratorio patriarcale, perché è soltanto in patriarcato che ci sono le passioni, in matriarcato c'erano i sentimenti, solo i sentimenti. La differenza tra sentimenti e passioni è che i sentimenti sono dolci, mentre le passioni sono sanguinarie, con le passioni può anche scorrere il sangue. Lei conosce la mia teoria, per cui mi ha scritto di quanto lei si senta aggredita da questa passione d'amore di notte, mentre giace accanto a suo marito. Il suo marito continua a desiderarla, ma lei non lo desidera più, perché ora pensa a questo personaggio televisivo con cui è entrata in rapporto epistolare e telefonico, e si sta chiedendo se sia o non sia il caso di fare una conoscenza biblica, come si diceva nella Bibbia, essi si sono conosciuti, che voleva dire che si sono stretti. Infatti questa signora di notte è più il tempo che pensa all'amore che il tempo che dorme, e vorrebbe stringere questo attore, lo vorrebbe stringere. È un tormento d'amore, è una passione d'amore, cari amici. E quando io sento parlare della passione d'amore, mi viene sempre in mente quello che scrisse il grande Apuleio, un meraviglioso scrittore dell'antica Roma e autore dell'unico romanzo della latinità giunto intero sino a noi. E qual è questo romanzo della latinità giunto intero sino a noi e scritto dal grandissimo Apuleio? È intitolato Le Metamorfosi, ovvero l'asino d'oro. Sì, è intitolato Le Metamorfosi, ovvero l'asino d'oro. E all'interno di questo romanzo c'è una fiaba lunghissima che è intitolata Amore e Psiche. Amore, il dio amore, Eros, e la fanciulla umana, Psiche. E io non sto qua a parlarvi di questa meravigliosa fiaba che descrive benissimo la passione d'amore,
e come tale una fiaba del tutto patriarcale, perché la fanciulla Psiche dovrà subire le pene dell'inferno, le pene dell'inferno per aver amato il Dio amore, il Dio Eros, le pene dell'inferno. Ecco, ora questa sposa o sposina che dir si voglia, cinquantenne, è tormentata da una nuova passione d'amore. Lei mi ha scritto una lunga lettera dicendomi che aveva amato solo suo marito, ma ora non lo ama più come prima, perché ora è presa dalla passione di amore per questo personaggio televisivo con il quale lei è riuscita a entrare in contatto sia epistolare che telefonico, e di notte è tormentata dalla passione. Si immagina stretta a lui. Ecco cosa fa la passione d'amore, cari amici. Per questo che ci sono le mie opere come La stirpe del serpente e l'ultima opera intitolata Dal matriarcato al patriarcato, di cui vi metterò il link nel riassunto di questo video. Va bene, cara sposina, se dici di essere cinquantenni, ma io conosco il tuo aspetto fisico e so che tu di certo hai meno di 50 anni. Lo so, ti chiedi perché tu debba rifiutare di concretizzare questa tua passione. Lo so, ti capisco, perché senti il tempo che fugge, ma la passione d'amore è fatta così, è una passione patriarcale, e le passioni sono caratterizzate dal fatto che sono mescolate col sangue. Va bene, dai, qua mi fermo e vi lascio alla lettura di ciò che troverete, alla lettura e all'ascolto di ciò che troverete nel riassunto di questo video. Tanti cari saluti da Serafino Massoni.